Ormai siamo tutti abituati a vedere Zagnoni goleador, non siamo più abituati a vedere Zagnoni che salva un gol sulla linea. Beh, sì, diciamo che sono contento che siano servite entrambe le cose, ecco. E secondo me abbiamo fatto una bella partita. E in certe situazioni potevamo fare qualcosa di meglio, soprattutto in fase di aggressione, quando gli altri avevano la palla, che nel primo tempo gli abbia lasciato troppa libertà in certe situazioni. Però poi dopo credo che nel secondo tempo non ci sia stata partita e dopo si sono aperti anche gli spazi, noi abbiamo giocato un po' più liberi anche e abbiamo fatto una bella prestazione. Il momento più difficile è quando avete subito il gol, avete subito su azione insistita degli avversari, non riuscivate a buttare fuori il pallone. Sì, in realtà lì secondo me c'è stato un errore anche da parte di tutti in termini di comunicazione, perché abbiamo concesso, siamo saliti non troppo, in maniera non troppo ordinata, lasciando due giocatori, si è creato una superiorità numerica sulla fascia, la palla poi è stata messa in mezzo, però dopo quel gol lì credo che abbiamo reagito comunque alla grande, abbiamo rimesso le cose nella carreggiata giusta, quindi dobbiamo ripartire da lì, ecco. Torniamo alle cose serie, non è banale fare gol su un calcio d'angolo con pallone a rientrare che gira moltissimo e riuscire a indirizzarlo bene. Sì, però io credo che comunque ci sia come al solito anche il merito di Lorenzo Staiti, che li batte sempre molto bene e poi sicuramente la palla va buttata dentro, quindi da quel punto di vista lì sono assolutamente contento. E credo che stiamo andando nella direzione giusta, siamo al sesta vittoria consecutiva. Il nostro obiettivo è arrivare al massimo possibile, quegli 89 punti lì. Poi dopo se le altre fanno meglio, chapeau e tanto di cappello. Evitando le ultime disattenzioni come in occasione del loro gol. Sì, esatto. Quello sicuramente. C'è da dire che, come ha detto anche il mister, ci siamo un po' arrabbiati perché subire gol non è mai bello, anche sul 4-1. Quindi lavoriamo per limare anche quei dettagli. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie.